Sempre ricco e variegato il panorama di servizi di G-Style. Allora, Denise, apriamo questa volta con qualcosa dedicato proprio alla festa della Pescara Calcio, la grande cena di gala. Tu sei una passata, anche tu sei stata lì, insomma, con calciatori, con vari opinionisti e giornalisti. Com'è andata quella serata? Come ti sei trovata? Beh, diciamo, stretto contatto con persone che di solito vedi solo in televisione, quindi emozionante comunque. Senza ombra di dubbio, direi. Sono dei bei ragazzi, sono molto giovani quelli della Pescara Calcio. Qualcuno ha detto sono sicuramente delle particolarità atletiche hanno delle caratteristiche che devono ancora svilupparsi. Tu che ne pensi? Sono ancora troppo giovani? Cosa Beh, ne pensi sì, qualcuno tu? Comunque è molto, molto, molto giovane, 18 anni, 19 anni, quindi di vita e di sport e di tecnica da maturare ne avranno molta. Ce n'è ancora molta. Poi ci spostiamo all'Arca, a Spoltore, per vedere un po' cosa è accaduto il giorno, anzi proprio la ricorrenza, notte della Befana, dell'Epifania, sempre con le telecamere di G-Style. E poi l'incontro con il terribile Gianfranco Semproni, opinionista al Vetriolo, che spara zero su tutti, su calciatori, su società. Ecco, a proposito di calcio, invece, qual è il tuo calciatore preferito? Qual è la tua squadra, quella a parte il Pescara che ti fa battere il cuore quando la vedi in TV? Ecco, diciamo che avrei un piccolo debole per Shevchenko. Beh, insomma, è un grande atleta. E poi quale squadra allora? Appartenente, ha giocato appunto nel Milan, che è la mia squadra. Il Milan che sta, insomma, luce e ombre sul Milan, insomma, un periodo non proprio semplice per il Milan, però poi il campionato è ancora lungo. Allora, grazie a Denise Di Matteo e vediamoci questi servizi di G-Style.